sono emersi dalla lunga salita selezionata da Davide Rebellini, che è il corridore in questo momento più forte in salita. Ecco, hanno voluto precisare che non si è trattato di un'errata segnalazione, ma i 15 inseguitori, tra i quali c'era Weinstein, al Gran Premio della Montagna, quando ormai avevano una trentina di secondi di ritardo nei confronti dei sei battistrada che appunto state vedendo, hanno sbagliato strada. Naturalmente crollo, knockout per Weinstein, che è già un atleta che sente molto la gara, si innervosisce. D'altronde è comprensibile, ecco qua un primo piano della signora, comprensibile questo atleta che a 18 anni ha deciso di andare in Belgio per imparare il mestiere del corridore, che improvvisamente conosce la gioia del successo, la leadership, e che per un errore di percorso vede sfuggire la grande occasione della propria vita. Bisogna anche tenere in considerazione che è un ragazzo giovane, alla sua seconda stagione da professionista, ha un po' pagato lo scotto dell'essere in testa di una delle più importanti corse che si svolgono qui in Italia, Treno Adriatico, 200 partenti, tutti i più forti. È stato già molto bravo nel vincere a Sorrento e nel difendere con la propria squadra la maglia per 5 giorni. Adesso siamo a 8 km dall'arrivo, tra poco, tra 2 km comincia la salita che porta qui al traguardo. Ci sono 3 km in leggera salita con pendenze intorno al 4-5%, poi un po' di discesa e l'ultimo chilometro ancora in salita con pendenze sul 4-5% ancora. Ricordiamo che siamo a quota 428 con questo finale, con questa salita. Vogliamo analizzare la salita, una salita da prendere con lungo rapporto o da scatti? È una salita che i corridori affronteranno a una velocità superiore a 30 orari, quindi una salita per modo di dire, la affronteranno con il lungo rapporto, con un 53-17, 53-19, poi la volata sarà una volata da 53-15, 53-17. Difatti l'anno scorso vinse Zabel, che è un velocista. Vinse Sorensen su Zabel. Comunque due atleti che più o meno tecnicamente si assomigliano. Allora, vogliamo ricordare che ci sono 5 secondi di abbuono al vincitore, 3 al piazzato, 1 al terzo. La classifica generale a questo punto vede al primo posto Bartoli, Rebellin in seconda posizione con 7 secondi, terzo è Garzelli con 9 secondi, molto bene anche Stefano Garzelli. Quindi comunque vadano le cose, Bartoli è la nuova maglia di leader della classifica della Tirreno Adriatico. Se non arriva staccato nei confronti degli altri, sì. Quindi in caso di arrivo in volata siamo con un vantaggio di 3 primi e 10 secondi nei confronti dei più immediati seguitori. La situazione: Davide Rebellin, Michele Bartoli, Alessandro Specialetti, Stefano Garzelli, Laurent Jalabert e Igor Gonzalez. Siamo a 7 km dalla conclusione di questa quinta tappa della 34esima edizione della Tirreno Adriatico. Quinta tappa, Paglieta, Torricella Sicura, tutta in Abruzzo, 198 km, un terreno d'allenamento perfetto per la Milano-Sanremo che si correrà sabato prossimo 20. Terreno perfetto, clima perfetto, c'è caldo, è un ottimo banco di prova. Negli ultimi 10 anni 9 volte il vincitore della Milano-Sanremo è venuto dalla Tirreno Adriatico, mentre prima veniva sempre dalla Parigi-Nizza. Negli ultimi anni invece è cambiata la situazione. Per me è ideale la Tirreno Adriatico, tra l'altro è stata tolta la cronometro conclusiva, è stata inserita una tappa relativamente facile con circuito conclusivo, ideale. La Tirreno Adriatico si concluderà mercoledì, poi 2 giorni di riposo e poi la Milano Sanremo sabato. E naturalmente vogliamo ricordare che la cronometro conclusiva sul lungomare di San Benedetto del Tronto è stata giustamente tolta, perché a 2 giorni dalla Sanremo non si può obbligare i corridori ad uno sforzo così prolungato. Adesso vediamo, portiamoci ancora sulla linea del traguardo per vedere se in questo gruppo c'è Weinstein. Tra un chilometro comincerà la salitella conclusiva, mancano meno di 6 km all'arrivo. Sempre di comune accordo,
c'è lo spagnolo Gonzalez che per il momento non tira, sta passivo in sesta posizione, 5 km all'arrivo, non so se è perché è stanco o se tenterà un allungo negli ultimi chilometri, negli ultimi 2-3 km. 5 km alla conclusione, vuoi riepilogare quanto sta succedendo alla Parigi-Nizza? Alla Parigi-Nizza c'è in testa Bogert che ormai ha vinto questa corsa in quanto oggi c'è l'ultima tappa facile. Bogert olandese, campione nazionale, sempre in forma per le grandi corse del Nord Europa. Sempre in forma, l'anno scorso fece un grande finale, protagonista al campionato del mondo e secondo al Giro di Lombardia. La tappa è stata vinta da Vandenbroek, ma hanno fatto molto bene i nostri Figueras, Dario Frigo e Savoldelli. E intanto il gruppo di Weinstein è segnalato a 1 chilometro dal passaggio con un ritardo, ci informa Radio Informazioni, che è salito a 15 minuti. Quindi sprint tra i 6 battistrada che continuano a controllarsi. Laurent Jalabert in grande spolvero oggi. Oggi Laurent Jalabert è andato fortissimo, era partito un po' più tranquillo quest'anno, era anche caduto alla Vuelta Valenciana, aveva avuto anche un'influenza, a differenza degli anni scorsi dove vinceva corsa su corsa, e quest'anno non è ancora riuscito a vincere. Potrebbe tentare oggi, che era un ragazzo abbastanza veloce, anzi. Ecco, scusa un attimo, vediamo Rebellin in prima posizione, Rebellin con Bartoli, maglia verde, poi nella scia di Bartoli c'è Jalabert, nella scia di Jalabert Igor Gonzalez, sono due i Gonzalez. Igor e Alvaro, sono due fratelli, Igor è quello più giovane, 25enne. Sempre Michele Bartoli in testa, adesso è partito Jalabert. Attenzione, scatto di Jalabert, nella scia di Jalabert si sta portando Bartoli. Il campione nazionale francese scatta, siamo a 4 chilometri dalla conclusione. Attacco di Laurent Jalabert, lo marca stretto Bartoli. Mi sembra che Bartoli sia molto concentrato con, vediamo, Specialetti. Ecco che adesso parte Gonzalez, Igor Gonzalez, contrattacco dello spagnolo. È Rebellin che si porta all'inseguimento. Ma c'è Bulbarelli che vuole la linea. Weinstein non è ancora passato sul traguardo e ha un ritardo superiore ai 15 minuti. Abbiamo parlato prima di questo famoso lasso di tempo tra l'inizio corsa e la fine corsa. Teoricamente potrebbe essere fermato, quindi si capisce benissimo che è una normativa da cambiare. A te. E ritorniamo in cronaca diretta con il gruppetto dei battistrada con Gonzalez in prima posizione, mentre attenzione Specialetti è in leggera difficoltà, quindi vediamo Gonzalez che attacca, poi c'è Garzelli, ecco che scatta Garzelli, scatto del Varesino, mentre ecco il gruppo con Weinstein nelle prime posizioni, ecco che la regia subito si porta sul gruppo dell'ex leader della classifica, gruppo che passa con un ritardo di 16 minuti, mentre è Gonzalez, Igor Gonzalez della Vitalizio Seguro Generali, la formazione diretta da Domenico Cavallo. Attacco di Gonzalez, avevamo detto poteva attaccare un uomo non in classifica generale. In ritardo Specialetti, il ruolo di attaccante spetta giustamente a Igor Gonzalez. Gonzalez in classifica generale ha un ritardo di 42 secondi, quindi potrebbe usufruire e sfruttare questo ritardo in classifica. Tutti gli altri si marcano e difatti adesso hanno un ritardo di 100 metri, però potrebbero rientrare. È stato comunque bravo Specialetti, si è staccato adesso, però comunque una prova molto bella la sua. E da sottolineare soprattutto questa rivalità tra Jalabert e Bartoli. Prima è scattato Jalabert, Bartoli subito pronto, adesso vedremo cosa faranno. Ancora Michele Bartoli che si è portato al comando. Allora, lo staff tecnico della Caldirola Sidermec, cosa è successo a Weinstein? Sentiamo prima Roberto Amadio, che è il direttore sportivo. Niente, io ero dietro Weinstein, erano a 40 secondi dai primi, a un bivio, invece di andare a destra hanno seguito la moto a sinistra e sono scesi 3 km in discesa, terminava la strada e ci siamo accorti che hanno sbagliato strada, assieme alla giuria e tutti quanti. Adesso vedremo cosa succederà. Enrico Maggioni, team manager della formazione, sfortuna! Sì, io ero qua, non posso giudicare, ma Dio, si è fermato adesso con la macchina, praticamente 50 corridori sono andati fuori corsa. E noi purtroppo ne avevamo 4 e sono cose che possono succedere, d'accordo, ma in questa tirata di largo è il secondo anno che succede.
E ritorniamo con i... con Bartoli, con Igor Gonzalez che è a 3 km dalla conclusione. 9 secondi di vantaggio. Ce la farà? È possibile perché sta andando molto forte. Se dietro trovano l'accordo lo vanno a prendere, però mi sembra che in questo momento c'è solo Bartoli che stia tirando. E d'altronde hanno tutto l'interesse a far sì che Gonzalez, che non è interessato alla classifica generale, scatti in continuazione. È rientrato Spezialetti nel gruppetto di Bartoli. Quindi la situazione, in fuga lo spagnolo Igor Gonzalez della Vitalizio Seguro, il numero 247, al suo inseguimento, eccolo qua inquadrato, al suo inseguimento Revellin, Bartoli, Spezialetti, Garzelli e Jalabert. Michele Bartoli, che ricordiamo è il nuovo leader della classifica generale, con Revellin in seconda posizione, 2 chilometri alla conclusione. Siamo nel tratto in discesa, guadagnato terreno, e è indicativo anche il rientro di Spezialetti, vuol dire che il gruppetto di Bartoli, di Revellin, di Jalabert e Garzelli ha rallentato l'andatura. E mi sembra che, come tutti gli spagnoli, Igor Gonzalez, che ha un vantaggio di 11 secondi nei confronti dei più immediati inseguitori, affronti con una certa prudenza le discese. Sì, c'è questa curva abbastanza pericolosa, questo tornante, poi un'altra curva a destra, poi un rettilineo, poi dopo c'è l'ultimo chilometro di salita. Non riusciranno più a raggiungerlo, sta andando molto forte, ha già 10 secondi di vantaggio. Per Bartoli può anche andare bene, perché tanto ormai la maglia l'ha raggiunta, potrebbe guadagnare ancora secondi nella buono, però non si sa mai, perché anche Davide Rebellino è veloce. E nel nostro consueto giro per vedere come vanno le cose delle squadre, ieri sera siamo andati a trovare la Vitalizio Seguro e Domenico Cavallo ci aveva detto che il leader della formazione era Casero, il campione nazionale, ma che buone cose si aspetta anche da Buenaera, il colombiano. Non ci aveva parlato però di questo Igor Gonzalez. È un ragazzo giovane, è un ragazzo che è del 1973, quest'anno non ha ottenuto ancora tanti risultati, il miglior piazzamento è un ottavo nella terza prova a Mallorca. Ultimo chilometro con Igor Gonzalez, lo spagnolo della Vitalizio Seguro al comando, con un vantaggio di 11 secondi nei confronti del gruppo in questo finale della quinta tappa del Tirreno Adriatico. Tappa abruzzese, Paglieta, Torricella Sicura, 198 chilometri con l'arrivo in salita, e come tutti gli spagnoli anche Igor Gonzalez sta scattando verso la prima importante vittoria della sua carriera. E d'altronde vogliamo ricordare che quest'anno, assenti le formazioni francesi al giro, saranno proprio gli spagnoli a dare un'impronta di importante internazionalità alla corsa della Gazzetta dello Sport, mentre c'è Bartoli in prima posizione, ricordiamo 5 secondi al vincitore, 3 al piazzato. Portiamoci verso la balaustra mentre stanno arrivando le staffette della polizia stradale. Ricordiamo che l'appuntamento per domani è previsto su Rai 3 a partire dalle 16:25. Ecco Gonzalez, si può voltare, ormai ha un margine di vantaggio tale che gli consentirà di tagliare il traguardo a braccia alzate. Allora, Bettini ieri, Gonzalez oggi, tatticamente la corsa non è cambiata molto, mentre alle spalle di Gonzalez è scattato Bartoli. Gonzalez si volta, prima importante vittoria per questo spagnolo, mentre ricordiamo che alle sue spalle è scattato Bartoli. Ecco lo sprint per il secondo posto, se lo giudica Bartoli, davanti a Revellin, poi c'è Garzelli, poi ecco che arriva Jalabert e poi è la volta di Spezialetti. Allora, Bartoli leader della classifica generale al termine di questa quinta tappa, nella quale dobbiamo dire Weinstein ha perso la leadership anche per colpa della sfortuna. Sì, hanno sbagliato strada quando inseguivano una quarantina di secondi dal gruppo di testa, veramente sfortunato Weinstein. Comunque una buona prova la sua, ha vinto una tappa, ha indossato la maglia di leader per 4 giorni. Con questa volata Bartoli guadagna 2 secondi ancora nei confronti di Rebellin e quindi si porta in testa con 9 secondi di vantaggio su Rebellin. In terza posizione si porta Garzelli. Riepiloghiamo la classifica generale. Primo Bartoli, secondo Rebellin a 9 secondi, terzo Garzelli a 10.
un giudizio tecnico su questa tappa, mentre ecco che la regia ci ripropone l'arrivo solitario a braccia alzate, la gioia di Igor Gonzalez, lanciato al successo da Domenico Cavallo. Sta ringraziando il cielo, è la quarta vittoria per lui, per questo 25enne di vittoria, un basco. Nei pressi di San Sebastiano, il ciclismo basco in questo momento è il più importante in Spagna. Il maggior numero di corridori spagnoli provengono proprio da quella regione. Olano, già la... vogliamo... Olano, già Lea Retta. Durain, che è di Navarra. Navarra è un po' discussa se fa parte dei Paesi Baschi o meno, Pamplona. Allora, San Sebastiano, che è la capitale a livello ciclistico del ciclismo iberico. Allora, Igor Gonzalez, 4 ore 57 primi, 34 secondi, media 45,129. Michele Bartoli a 10 secondi, Rebellino a 10 secondi e poi ancora chilometri dalla conclusione, sette uomini al comando: Fabio Baldato, Piotr Ugrumov, Biagio Conte, Gian Matteo Fagnini, Tristan Hoffmann, Mauro Gianetti, Romans Weinstein. Il vantaggio, che aveva avuto una punta massima di 4 minuti all'85esimo chilometro, è ora sceso a 2,40. È la sesta tappa, tutta in Abruzzo, da Teramo ad Alba Adriatica, 170 chilometri, con un circuito finale da ripetere tre volte. La classifica 2,40, ecco che la nostra regia ci precisa, 2,40 il vantaggio dei sette battistrada. La classifica: Bartoli è il leader a 9 secondi Rebellin, a 12 Garzelli, a 19 Jalabert, a 28 Gonzales, il vincitore della tappa di ieri, poi Spezialetti a 1,54, Hamburger a 3,59. Ecco i battistrada, di cui vi diamo subito i numeri di gara. Con il numero 11 Fabio Baldato, che difende i colori della Pallanalessi, e con lui un altro atleta della formazione, eccolo qua Baldato, un altro atleta della formazione diretta da Miozzo, vale a dire Piotr Ugrumov, il numero 18. Poi la Liquigas Pata presenta Biagio Conte, il numero 114, la Seiko Cannondale, Gian Matteo Fagnini, il 183, la TVM Van Vliet, formazione olandese, Tristan Hoffmann, il 228, poi lo svizzero Mauro Giannetti, il numero 237, e il lettone Romans Weinstein, rispettivamente il 237 Giannetti, il 238 Weinstein, entrambi della Vini Caldirola Sivermecca. Questa è la situazione, con il vantaggio che si è stabilizzato sui 2 minuti e 40 secondi. Linea ad Auro Bulbarelli. Noi facciamo un passo indietro e riparliamo dell'episodio che ha caratterizzato la tappa di ieri, quel clamoroso errore di percorso che ha visto protagonisti 40 atleti, tra cui l'ex capoclassifica Weinstein. Chi c'era in testa a quel gruppo in località Pagliaroli? C'erano gli uomini della Vini Caldirola Sidermec, i compagni di squadra di Weinstein. Li abbiamo intervistati stamani. Filippo Casagrande, mi hanno detto che ieri in testa al gruppo inseguitore c'eri tu. Sì, c'ero io, stavamo conducendo noi della Vini Caldirola per cercare di riprendere il distacco che avevamo dai primi. Abbiamo sbagliato, abbiamo perso Tirreno Adriatico, punti UCI, però siamo contenti di essere ancora qui vivi e vegeti. Dovrebbe stare un po' più attenti, perché anche se le frecce c'erano, però l'incrocio era scoperto, non c'era nessuno, né forze dell'ordine né motociclette a coprire quell'incrocio. O stai attento alla strada perché ci sono le buche e poi sbagli l'incrocio. E noi prendiamo le nostre responsabilità, stavamo tirando, abbiamo evitato le buche, quindi magari proprio in quel momento non abbiamo visto il cartello, abbiamo imboccato una strada sbagliata. Però almeno la strada doveva essere chiusa, voglio dire, non c'era nessuno a questo incrocio, quindi nostra responsabilità da una parte, ma anche dall'organizzazione dall'altra parte. È andata bene che non c'è stato un incidente. Il nuovo capoclassifica della Tirreno Adriatico cerca in qualche modo di consolare l'ex leader, Romans Weinstein. Purtroppo, mi dispiace veramente, ma non sono frasi di circostanza, ma mai era giusto lottarla
a darmi pane, non con handicap del genere. Michele, hai 9 secondi sul Rebellin e mancano 3 tappe. Come sarà la tattica tua e della tua squadra? Ma non lo so, sicuramente tireranno un po' anche le squadre dei velocisti, vediamo un po' di cercare di contenere la corsa. Fino a ieri andavi a caccia di abbuoni, adesso non è più necessario, o sì? Ma vediamo, se le fanno gli altri le faccio anch'io, altrimenti meglio di no. La freccia c'era, come avete visto, però sarebbe stato meglio che quella strada fosse rimasta chiusa, almeno con una transenne o con un uomo a sorvegliarla. A proposito di traffico sulle strade in occasione delle corse ciclistiche, ieri abbiamo parlato di quei 15 minuti che devono trascorrere tra l'inizio corsa e il fine corsa. Servivano delle precisazioni e abbiamo preparato questo servizio. Ecco il documento originale del Ministero dell'Interno relativo alle competizioni ciclistiche su strada. Leggiamo: gli organi di polizia stradale dovranno verificare che il veicolo di apertura corsa non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente e che il veicolo di fine corsa non si attardi troppo rispetto ai ciclisti ancora in gara. Il tutto entro un intervallo di tempo non superiore ai 15 minuti. Qui c'è una precisazione importante. Gli organizzatori delle gare a tappe, delle gare nazionali e di quelle internazionali potranno richiedere opportune deroghe. In pratica potrà essere richiesto un lasso di tempo superiore ai 15 minuti tra l'inizio e la fine della corsa. Dalla Federazione Ciclistica ci dicono che l'aver ottenuto il quarto d'ora famoso di sospensione del traffico rappresenta un ottimo risultato per disputare le gare giovanili e dilettantistiche. È vero. Ma noi aggiungiamo che il dover richiedere ogni volta delle deroghe per le gare importanti può creare incomprensioni e malintesi tra le varie prefetture. Basta la minima disinformazione per rovinare una bella corsa. È già successo. Oltretutto, se dovesse succedere un incidente in coda al gruppo attardato, di chi sarebbe la responsabilità? Degli organizzatori o di un fax magari andato perso? Rilevare anche che Biagio Conte pure ieri ha tentato la fuga, è stato in fuga insieme a Vassia per ben 85 km, non vorrei che pagasse lo sforzo di ieri. Biagio Conte, che come ha detto Dino Zandegu, è un corridore abbastanza veloce, anche se i due più veloci sulla carta sono Fagnini e Baldato. Tra l'altro Baldato può contare anche sull'appoggio del compagno di squadra Piotr Ugrumov. Ricordiamo domani la settima tappa, Alba Adriatica, Civitanova Marche, 160 km, ve lo ricordiamo perché l'appuntamento è sempre su Rai 3 a partire dalle 16.25. La situazione, 7 uomini al comando, la loro fuga ha praticamente caratterizzato questa tappa condotta ad altissima andatura. Siamo sui 43 di media, è stato Jalabert all'inizio, forse per vendicarsi delle dichiarazioni di Bartoli ieri, a scatenare una continua serie di attacchi. Poi è nata questa fuga tuttora in atto, fuga nella quale non ci sono uomini di classifica. Il meglio piazzato è il numero 228, Tristan Hoffmann della TVM Farfritz, che è ventesimo con, eccolo qua inquadrato, ventesimo con un ritardo di 13 primi. Ecco, la TVM ha cambiato direttore sportivo quest'anno, il direttore sportivo è Stefan Rox, il primo olandese che si è riuscito a conquistare la mitica maglia a Poix, Tour de France, che contraddistingue il leader del Gran Premio della Montagna, era suo collega alla televisione olandese, ha preso il posto, mentre in prima posizione vedete Piotr Ugrumov, ha preso il posto di quel Kees Priem che è andato in prigione, ci è rimasto 3 mesi per lo scandalo del doping. E ha cambiato anche maglia. Sì, ha cambiato maglia, ha parlato con Rux e ha detto che dato che quest'anno va di moda il grigio, hanno fatto la maglia grigia. Ultimo giro, 4 km e 600 metri all'arrivo. E suona la campana mentre il regista vi ripropone quella telecamera posta a pochi metri dalla linea del traguardo. Dentro l'asfalto. Hanno lavorato a fondo Tommasetti, Mazzon, Della Torre a spaccare l'asfalto e inserire questa telecamera. Complimenti, mentre ricordiamo che Tristan Hoffmann è olandese. Allora, al comando Fabio Baldato, il russo nato però a Riga in Lettonia, Piotr Ugrumov,
Biagio Conte, Fagnini, l'olandese Hoffmann, lo svizzero ticinese Mauro Giannetti e il lettone Romans Weinstein. Il vantaggio dei sette uomini che aveva raggiunto una punta massima di 4 minuti e ora sui 2 minuti, mentre iniziano ormai gli scatti in testa al gruppo. È Weinstein che è scattato, Weinstein con Ugrumov. Eccoli qua i due corridori dell'ex Unione Sovietica. Uno, eccolo qua, Weinstein con questo codino. La signora Inga, ecco che la regia ci ripropone il replay, parte proprio Weinstein. Veramente gli brucia la sconfitta di ieri, una sconfitta poi dovuta a sfortuna e neanche per colpa sua, perché lui era centro gruppo, hanno imboccato una strada sbagliata e lui è arrivato con 16 minuti di ritardo, quindi una sconfitta che brucia due volte. Ecco che Weinstein si volta, Piotr Ugrumov non gli dà il cambio, appaldato nel gruppo. Ecco, vedete Lukashenko al centro, Lukashenko sulla sinistra, c'è il treno degli uomini della Polti, al centro quelli della Mapei. Potrebbe scattare Giannetti adesso, perché prima è partito Weinstein e dal momento che Giannetti è compagno di squadra di Weinstein potrebbe sfruttare l'occasione. Mancano ormai 3 chilometri. Le immagini di cui vi avevamo parlato in precedenza, mentre ora scatta Ugrumov, Piotr Ugrumov al contrattacco. E difatti è con Giannetti, vedete, è scattato Giannetti, ottimo il lavoro di squadra della Vini Caldirola e dall'inizio della Tirreno Adriatico che stanno correndo molto bene, però il gruppetto tirato da Hoffmann ritorna sotto. Siamo a 2 chilometri e la regia ci ripropone il replay dello scatto dello svizzero Giannetti, marcato stretto da Piotr Ugrumov, il più vecchio. Si fa per dire, in gara 38 anni, il gran saggio della Ballan Alessio, formazione diretta da Miotto. 2 chilometri e mezzo. Continuano gli scatti, ripeto, tappa tutta in Abruzzo, tutta in provincia di Teramo, appunto da Teramo ad Alba Adriatica, con un leggero passaggio nella provincia di Ascoli Piceno. Adesso si è portato in testa Ugrumov, dato che Ugrumov è compagno di squadra di Baldato, che sulla carta è uno tra i più veloci, per evitare ancora scatti si è messo in testa a tirare a 50 all'ora, così non scatta più nessuno. E mentre vedete che Weinstein ha scelto l'uomo più veloce, cioè si è messo a ruota di Baldato. E Fagnini maglia rossa, mentre ora c'è Piotr Ugrumov in prima posizione. Vediamo, ecco, Ugrumov con Giannetti in seconda posizione, poi c'è l'uomo della TVM, Hoffmann, poi lo vedete con la maglia grigia, poi della Liquigas, vedete Biagio Conte che si volta, lascia passare, fa il buco, come si dice in gergo, per costringere l'altro a lavorare. Sì, perché Biagio Conte è anche lui un corridore veloce e non vuole stare a ruota di Giannetti e Hoffmann, perché potrebbe rimanere scoperto, preferisce stare nella scia di un corridore veloce, e difatti si è messo a ruota di Fagnini. Vedete, c'è Fagnini con la ruota di Biagio Conte, poi Baldato e Weinstein. Ecco, vedete che gli ultimi quattro sono i corridori più veloci, mentre Giannetti e davanti Ugrumov cercheranno di tirare la volata. Siamo ormai in vista dell'ultimo chilometro, completamente rettilinea la strada. Allora Fabio Baldato, l'arrivo è sul lungomare Marconi di Alba Adriatica, è la terza volta che una grande competizione si conclude qui ad Alba Adriatica. Siamo all'ultimo chilometro. Baldato, Ugrumov, Conte, Fagnini, Hoffmann, Giannetti, Weinstein, uno sprint nel quale non c'è nessun uomo in classifica generale, uno sprint estremamente incerto. È Giannetti che ha lanciato la volata, era in seconda posizione, è scattato, ma da quella posizione non poteva assolutamente sorprendere gli avversari. Adesso si è portato al comando con Hoffmann in seconda posizione, poi Fagnini, Biagio Conte, Baldato, in ultima posizione Weinstein. Fagnini in maglia rossa, in prima posizione lo svizzero Giannetti, in seconda c'è il corridore olandese Hoffmann, in terza c'è Fagnini, poi in quarta posizione con la maglia nera Biagio Conte, poi vedete Baldato, Baldato che si porta sulla destra e fa passare Weinstein. Weinstein lo vedete sulla destra, marcato da Piotr Ugrumov, poi
Eccoci con lanciato lo sprint, c'è Fagnini che va all'attacco, maglia rossa per Fagnini in prima posizione, ancora Fagnini che viene attaccato da Weinstein, Weinstein sulla destra, allora Weinstein baldato, Fagnini, ora ci vorrà però il responso del photo finish, vediamo un po', ecco qua, qualche discussione subito dopo l'arrivo, abbiamo visto sulla destra il colpo di reni finale di un baldato in rimonta, allora ecco, vediamo lo scatto di Fagnini, maglia rossa in prima posizione Fagnini, nella scia di Fagnini si porta Weinstein, poi c'è Hoffman che perde terreno, baldato in terza posizione, sempre Fagnini in prima posizione, ecco che Weinstein ora si porta nella scia, inizia la rimonta di Weinstein, mentre sulla destra vedete baldato, ora vediamo il colpo di reni, sulla sinistra Weinstein, poi al centro c'è Fagnini, sulla destra c'è baldato. Per me è Weinstein. Weinstein, come avevo detto io, Weinstein, vediamo Weinstein sulla destra, vediamo se è possibile frenare. Allora Weinstein, sì, 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 sì. Poi baldato e Fagnini. Avevamo visto giusto, anche se era uno sprint molto incerto. Quindi seconda vittoria per Weinstein, un parziale contentino per questo corridore che ha dimostrato veramente un grande temperamento. E ora vediamo lo sprint del gruppo. Sprint del gruppo che si piazza con un ritardo sotto i due minuti con questa tappa condotta ad andatura elevatissima, merito soprattutto di Jalabert ed è Raimondi che si aggiudica questo sprint. Giancarlo Raimondi vince questo sprint del gruppo. Allora, analizziamo questa tappa. Innanzitutto bravo, chapeau per Weinstein. Ha dimostrato di avere carattere, perché dopo la botta di ieri dovuta allo sbaglio si è prontamente ripreso e oggi ha cercato questa tappa. Era rimasto in un primo tempo fuori dalla fuga iniziale. Con Mauro Genetti è riuscito a recuperare un minuto, in 20 km sono riusciti a rientrare ed ha battuto fior fior di velocisti come Fagnini e Baldato. E intanto la giuria sta analizzando il photo finish, vedete non è ancora apparso in sovraimpressione l'ordine d'arrivo, anche se provvisorio, quindi ricordiamo che l'appuntamento per domani è alle 16.25 su Rai 3 per la settima tappa Alba Adriatica Civitanova Marche, 160 km. Ecco che la regia ci ripropone lo sprint, al centro con la maglia rossa c'è Fagnini, sulla destra Weinstein, ecco il colpo di reni, non si vede Baldato che si è piazzato al secondo posto. Auro, a te la linea. Eccoci con il terzo classificato Fagnini, uno sprint incertissimo, a un certo punto mi sembra che tu fossi in testa. Sì, l'ho lanciata io la volata, non partiva nessuno, sono partito ai 2.50 e ho dato tutto, sono partito con l'11, gli ho preso 3 o 4 metri e poi mi hanno rimontato gli ultimi 5 metri. E comunque la condizione c'è, speriamo bene per la Sanremo. Grazie a Fagnini, ora ci spostiamo verso il palco per Bartoli e Weinstein. E noi siamo sempre in attesa dell'ufficializzazione dell'ordine d'arrivo, molto fiscali, fanno bene i giudici. Ed eccoci con l'Adriatico, il nostro regista ci aveva detto a Sorrento vi mostrerò il Tirreno, appena arriveremo all'Adriatico una lunga panoramica sulla Corsa dei Due Mari. Corsa dei Due Mari nata per un'intuizione di Mealli, proprio per dar modo agli atleti italiani che venivano continuamente sconfitti dagli stranieri dopo il duplice successo. Allora attenzione, ecco ufficializzato l'ordine d'arrivo.
primo Roman Weinstein, secondo Fabio Baldato, terzo c'è Fagnini, quarto Conte, quinto Hoffman, sesto Giannetti. 2.900 nella seconda, 30.700, mentre vedete gruppo compatto qui sul lungomare di San Benedetto del Tronto con Kamenzin, Oscar Kamenzin, sempre nelle primissime posizioni. Allora, eccoci con Lelli, vediamo un po' quello che è successo ieri. Servizio di Auro Bulbarelli. Com'è dura la vita dei velocisti? Fanno centinaia di chilometri per aspettare gli ultimi 200 metri e lì si giocano tutto. Se perdono pazienza sarà per un'altra volta, ma se c'è un incidente come ieri devono solo sperare che qualcuno guardi in giù e li aiuti. Minali, ad esempio, che sbatte con la ruota a 60 all'ora contro una transenna. La sua bici diventa un proiettile, gli colpisce solo la coscia per sua fortuna. La bicicletta continua il volo e va a falciare il povero Palumbo che pedalava tranquillo dall'altra parte. Come stanno questi toreri della strada? Fabio Baldato. Baldato c'ha una frattura a più frammenti del terzo medio della clavicola sinistra. Ero lì per cercare anche di vincere, perché ormai ai 100 metri ero ancora in testa. Peggio che sfumata un buon momento, un pensierino alla Sanremo e tutte le altre corse, speriamo di recuperare presto. Minali non è fratturato, ma dovrà stare 10 giorni a riposo. Addio Milano-Sanremo. Meno gravi Andrea Leoni e Biagio Conte. Cipollini è tornato a casa, tenterà di riabilitarsi per la classicissima. Palumbo, il più scalognato del gruppo, si è rotto la spalla sinistra. È lui ad essere stato colpito dalla bicicletta di Minali. E ho visto che a destra, avanti a me, si sono toccati e sono caduti. E mi è arrivata appunto una bici addosso, perché appunto dalla destra la bici ha tagliato tutta la strada, è venuto dalla parte mia dove ero da solo a sinistra, e appunto appena mi è arrivata la bici sono caduto anch'io e ho picchiato la spalla a terra. Ed eccoci tornati in cronaca diretta per assistere a questo sprint traguardo volante, ancora 2 secondi via buono, vediamo meno violenta di prima lo sprint, ed è ancora Pettini che si aggiudica questo sprint. Si è poi voltato per vedere dove era il suo capitano. Naturalmente gli sprint di Pettini sono finalizzati proprio al fatto che i più diretti avversari del leader della classifica, vale a dire il suo capitano Bartoli, siano in grado di portargli via degli abbuoni. Davide Cassani, allora vogliamo un fare un passo indietro. La meccanica, mentre ecco che la regia ci ripropone lo sprint vincente di Bettini che ha vinto anche una tappa qui alla Tirreno Adriatico. Allora, la meccanica dell'incidente di ieri e se ci sono delle responsabilità. Ci rivolgiamo al nostro opinionista Davide Cassani. Sì, la volata è stata lanciata da Fagnini, a un certo punto ai 200-250 metri è partito Baldato al centro della strada, eccolo qui, Baldato con, vedete Fagnini che si rialza. Ricordiamo che questa è la ripetizione dello sprint di ieri. Fagnini si rialza, Baldato, vedete che continua a spostarsi sulla destra, Minali e Cipollini in rimonta si sono toccati, praticamente Cipollini ha cercato comunque di passare sulla destra, non c'era più spazio, ha toccato Minali ha toccato Baldato e sono volati a terra tutti quanti. Vorrei rilevare che queste transenne nuove hanno praticamente salvato Cipollini si è appoggiato su queste transenne oblique, transenne che nascondono i piedini che tengono appunto su queste transenne, e sono state molto meno gravi le conseguenze anche proprio grazie a queste transenne nuove. Eccolo qui, vedete Minali, è la bicicletta di Minali che sulla destra. Eccola che vola questa bicicletta, è la prima volta che si vede una bicicletta, un missile, volare da una parte all'altra della strada e colpire lo sfortunatissimo di turno Palumbo che vogliamo ricordare è stato campione del mondo juniores 2 volte, un record. Responsabilità la regia,
si ripropone lo sprint. Infatti vedete De Jong è quell'unico che si salva, perché a ruota di baldato riesce a trovare il varco sulla sinistra. Eccolo qui, vedete proprio il doppio, si sono toccati Cipollini, Minali, Baldato. Cos'è successo? La giuria ha squalificato Baldato perché ha deviato dalla linea retta. Il regolamento prevede questo, che chi devia dalla linea retta negli ultimi 200 metri è squalificato. Baldato in effetti non ha dato nessuna codata, però si è spostato sempre però in modo continuativo sulla destra. Vedete proprio anche se si vedono le righe bianche. Ci sono delle responsabilità, c'è un colpevole. Colpevole è Baldato, che sicuramente non è andato dritto, cioè è voltato sulla destra. L'unico modo per evitare la caduta è quella che Cipollini tirasse i freni, perché purtroppo non c'era più spazio. Solo che lo sappiamo benissimo, per i velocisti tirare i freni è una cosa quasi impossibile. Cipollini sapeva di essere lanciato, stava venendo fuori molto bene, però gli hanno praticamente chiuso la strada davanti. Ma sentiamo mentre vediamo la microcamera che ieri era stata sistemata sulla bici di Cipollini, ma vogliamo sentire dal vivo della corsa. Fabbri, un tuo giudizio sull'incidente di ieri, mentre ritornano le immagini in diretta con il gruppo compatto, con Kamenzin, Zabel e nelle prime posizioni anche Taffi. Vedete la maglia giallorossa del leader della classifica. Fabbri, mi senti, Fabrizio? Forte e chiaro, Adriano. Bravissimo. Allora, un tuo giudizio sulla volata di ieri. E ritorniamo in cronaca diretta. Intanto vediamo. Eccoci in cronaca diretta. Abbiamo visto le immagini dalla bicicletta di Mondini. Mondini ha posizionato una microcamera praticamente sotto la sella che guarda dietro. E sono immagini, appunto, Mondini che è nelle prime posizioni del gruppo, e vediamo appunto cosa succede davanti in testa al gruppo. Ieri c'è stato un episodio inquietante, vorrei che tu ci ricordassi cosa è successo dopo la conclusione della tappa al tuo amico Riss e a Olano. Praticamente sono stati convocati, ci sono queste due audizioni nei prossimi giorni nell'ambito delle inchieste di Ferrara e Bologna. Praticamente Bernese deve presentarsi alla procura di Ferrara e Olano deve presentarsi a quella di Bologna, perché proprio queste due inchieste, Soprani e Spinosa, hanno convocato Olano e Rissa, però non so se potranno presenziare a questa convocazione, proprio perché è alla vigilia del Milano-Sanremo. Ricorderete certamente la mitragliata di Zandegu l'altro giorno al microfono durante l'intervista con Auro Bulbarelli. Ebbene, la liquida Zapata parteciperà alla Milano-Sanremo. L'Unione Ciclistica Internazionale infatti ha deciso che la formazione diretta da Bordonali e da Zandegu sarà presente al via della classicissima di apertura, che ricordiamo sempre Dirsens in prima posizione, che ricordiamo potrete seguire sabato su Rai 3 a partire dalle 14:50. Scommesse sulla Sanremo, Davide Cassani. Sì, ci saranno le scommesse sulla Milano-Sanremo. Il più quotato è Michele Bartoli, quindi è il favorito numero uno anche per gli scommettitori. 4 e mezzo, se si scommette 10.000 lire, uno porta a casa 45.000 lire. Tu su chi scommetteresti? Ma parte Bartoli, io scommetterei su Savoldelli, lo danno a 40. Senti, l'anno scorso ci fu questo tormentone del tuo amico Yerman, che vinse poi la, eccoci qua, sempre attenzione, questo Kamenzin da tenere d'occhio, potrebbe essere la prova generale per la Milano-Sanremo. Infatti Tafi ha già capito che Kamenzin è l'uomo da marcare. Poi vedete la maglia giallorossa di Bartoli. Ecco, l'anno scorso il tuo amico Yerman perse il casco. Tutti sanno che Yerman, se non ha il casco, Yerman non ci vede molto bene, ha una paura boia di rimanere in gruppo, e infatti si mantiene sempre qua. Primo piano di Oscar Kamenzin,
ringraziamo la regia, con Taffi che lo marca stretto. Potrebbe essere questo il motivo dominante della Milano-Sanremo. Ecco, l'anno scorso Yerman nelle ultime due tappe si manteneva sempre in ultima posizione, anzi a 20 metri dall'ultimo, perché non trovava il casco. Quest'anno gli è successo ancora qualche cosa. Vediamo il servizio di Davide Cassani. Se quello chi mi ha rubato il mio computer devi venire stasera, io do a lui il mio passport, così lui posso lavorare con il mio computer. Rolf Yerman è un tuo amico, i tuoi più cari amici sono Yerman e Riss. Era disperato questa mattina, gli hanno rubato il computer. E il problema qual è? Che il computer senza la password non funziona. Allora ha detto chi ha questo è scinto. Quindi chi ha rubato il computer non se ne fa niente. Se vuole usarlo deve chiedermi la password. Birksen in prima posizione, intanto incomincia la serie delle gomitate. Ecco, io mi ricordo che Adone Carapezzi, che è stato un maestro dei radiocronisti, si domandava spesso: ma perché se c'è tutta la strada libera i corridori devono andare a sprintare nei 30 centimetri a destra o a sinistra? Chi va in bicicletta lo sa, stare davanti. E spiegalo a chi non va in bicicletta. Andare 50 all'ora, stare a ruota si fa meno la metà della fatica rispetto a chi sta davanti. Cosa vuol dire? Che quindi i corridori cercano in ogni modo di stare nella scia di altri corridori, solo che tutti non possono starci. Stare all'avvento sarebbe facile, cioè hai tutta la sede stradale, però le gambe non ce la fanno tante volte, quindi cercano di sfruttare la scia dei corridori, quindi tutti cercano di stare. Michele Bartoli in grandi condizioni, grande favorito per la prossima Milano-Sanremo. E ricordiamo che Maurizio Fondres, che abbiamo intervistato poc'anzi, vinse questa corsa nel 93 nelle ultime stagioni. Furlan, vincitore poi della Sanremo. Stefano Colagé, che salutiamo con affetto, Stefano Colagé, che era stato alla grande anche l'anno scorso, quest'anno ha deciso di abbandonare l'attività, mentre in prima posizione c'è niente poco di meno che Michele Bartoli, poi Francesco Casagrande nel 96, Roberto Petito nel 97 e Yerman alla ricerca del suo computer. L'anno scorso era alla ricerca del casco, quest'anno del computer. È tradizione che lo svizzero debba sempre perdere e ritrovare, o comunque cercare, smarrire qualche cosa qui alla Tirreno Adriatico. Bartoli in testa, 4 chilometri alla conclusione, mentre vedete con la maglia nero-verde c'è Milesi che sta cercando qualcuno da lanciare allo sprint. Leoni e Biagio Eccolo Conte. Qua, eccolo qua, Milesi in prima posizione. Sono caduti ieri, però questa mattina stavano abbastanza bene, quindi può darsi che anche quest'oggi si lancino nella volata. Il numero 116 appunto è Milesi, lo vedete, è uno tra i più alti in corsa, lo vedete lì in testa. Voglio ricordare il perché delle calze messe sopra le scarpe, ma attenzione, c'è Zabel, eccola, attenzione, stanno arrivando gli altri uomini che si accodano. Mazzanti. Mentre Mazzanti, che è stato azzurro l'anno scorso, mentre ora la telecamera ritorna in testa al gruppo quando mancano 3 chilometri alla conclusione. Auro, notizie di De Jong? De Jong non si è ancora visto, Mazzanti ha fatto uno sforzo davvero incredibile per rientrare, si è portato a 5 metri, adesso però ancora staccato. Stanno andando velocissimi, 65 all'ora secondo il nostro contachilometri sulla moto di Valeri. De Jong quindi non sarà nel pacchetto dei velocisti per aggiudicarsi la vittoria, e credo neanche Mazzanti, oramai in meno di 3 chilometri ha fatto uno sforzo troppo pesante per poter essere competitivo. A voi. De Jong, che ieri, approfittando, è il caso di dirlo, della caduta che ha coinvolto Baldato, mentre ora inquadrato è Bartoli, Baldato, poi Minali e Cipollini, ha vinto la tappa di ieri davanti a Spruck. 2 chilometri da conclusione, gruppo compatto, in testa le maglie rosse della Saeco, in terza posizione c'è Bartoli, mentre parte un altro treno sulla destra, è il russo
Uchakov, l'ucraino Uchakov in testa, vive a Bergamo, è un finisore eccezionale. Allora Cassani, non inteso come Davide logicamente, in testa al gruppo. Sì, Enrico Cassani era in testa al gruppo, si è spostato, adesso mi sembra che parta Hoffman, l'olandese Hoffman. Per la rubrica L'appetito viene mangiando, gli uomini della TVM che ieri si sono imposti con De Jong lanciano prima Uchakov, adesso Hoffman al contrattacco. Hoffman guarda per vedere se il gruppo reagisce, vediamo un attimo, sì, reagisce, niente da fare per Hoffman. Siamo all'ultimo chilometro con Hoffman, ma attenzione, in seconda posizione c'è Bartoli, gruppo compatto, Bartoli in prima posizione. Siamo agli 800 metri di questa ultima tappa con il tradizionale arrivo qui sul lungomare di San Benedetto del Tronto per questa corsa che ha una connotazione ormai di grande corsa, di grande importanza, ma che naturalmente serve soprattutto per rifinire la condizione in vista della Milano-Sanremo. C'è Scinto, poi attenzione, Zabel nelle prime posizioni, Spruck in prima posizione, eccoci con Spruck che ieri è arrivato secondo, poi c'è Guidi sulla destra, poi c'è Lombardi ed eccoci al colpo di reni ed è Svorada, Svorada che azzecca lo sprint con Fagnini in seconda posizione. Allora il campione del